Ed eccoci qua con un altro video, io sono Issam e su questo canale abbiamo visto tante cose super, ma oggi vediamo la bestia. Ah, scusate, mi sbagliavo, volevo dire la bestia. Questo skateboard è diverso da tutti quelli che ho mai provato, non solo per la sua potenza, accelerazione, eccetera, eccetera, anzi non saprei se chiamarlo neanche uno skateboard. Questo è lo skateboard del guerriero nero, capito? Non è proprio uno skateboard, è una bestia. E questo perché andare su questo skateboard è completamente diverso, visto che ha gli ammortizzatori, non solo, ha le ruote gonfiabili, anche questo ammortizza un po', ma il modo di andare su questo skateboard è differente. Questa diversità dagli altri skateboard è veramente positiva, ma prima di spiegarvi il perché volevo farvi vedere che lo skateboard arriva con questi lacci. Questi lacci sono per mettere i vostri piedi all'interno, ma oltre al fatto che sono posizionati in modo sbagliato, almeno per come vado io sullo skateboard, questo dovrebbe essere messo così, in questo modo, così da salire sullo skateboard, ma in ogni caso vi consiglio vivamente di togliere completamente questi lacci, perché per andare bene sullo skateboard dovete essere completamente liberi, dovete riuscire a cambiare il vostro baricentro molto in fretta a seconda della curva che dovete fare o se dovete fermarvi o no, e questa cosa dei lacci è molto molto limitativa. Non solo, vi evita di sfruttare questa parte dello skateboard che vi fa appoggiare col vostro piede qua, perché l'accelerazione della bestia è veramente forte. Non solo, anche la frenata è molto molto forte, e questo perché la bestia utilizza due motori, ognuno da 800 watt, ma sono motori a cinghia, quindi hanno un'accelerazione e una frenata veramente incredibile. Questo skateboard è concentrato proprio sulla coppia, non sulla velocità, perché fa 38 km all'ora, li fa veramente, ne fa anche di più, dipende poi dal vostro peso, e riesce con una sola batteria, perché la batteria è da 11.000 mAh, addirittura di più di una bicicletta elettrica, riesce a fare 20 km, da 15 a 20 km, dipende come state andando, perché se state andando qua nel parco, come ho fatto io, andata, salita, discesa nel fango, sulla ghiaia, insomma, se volete divertirvi probabilmente vi dura di meno. Ma come dicevo, secondo me appena vi arriva la bestia dovete togliere questi e buttarli via. Toglierli in realtà non è così semplice, perché da questa parte e questa parte non c'è niente sotto, e le viti li smontate, li togliete molto facilmente, ma per togliere la parte posteriore dovete assolutamente smontare questa parte della batteria, il che non è difficile, perché sono solamente dei bulloni da togliere. Spostate, togliete la batteria, state attenti
all'involucro interno, cioè un involucro interno che fa sì che lo skateboard sia anti-acqua e anti polvere, quindi poi lo rimettete a posto e siete ok. E visto che siamo qua, vi faccio vedere subito perché andare su questa bestia è completamente differente da tutti gli altri skateboard e perché ha gli ammortizzatori sia davanti che dietro. E appena arrivato lo skateboard pensavo di dover o poter stringere un po' di più i track, ma a mia sorpresa ho visto che non si possono stringere. Pensavo di usarlo esattamente come gli altri skateboard, invece è completamente differente, in modo positivo ovviamente, perché generalmente con lo skateboard normale, se volete andare molto veloci, dovete stringere i track perché qualsiasi vostro movimento o vibrazione si traduce in una curvatura, una instabilità. Per quanto riguarda questo skateboard o la bestia, è molto particolare perché questi ammortizzatori, oltre ad ammortizzare praticamente le botte, ammortizzano anche tanto il cambiamento del vostro baricentro o la superficie dello skateboard. Quindi questo si traduce in una cosa molto 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 utile, veramente fantastica. Fa sì che potete curvare, fare una curva veramente stretta, ma nello stesso momento, quando state andando veloci, una vostra vibrazione non si traduce in un movimento o non vi porta a perdere il controllo, cosa che è veramente fantastica. Non solo, questa linguetta indietro e in avanti vi permette di mantenervi molto molto saldi sullo skateboard, specialmente in accelerazione o anche in frenata. Questo skateboard, nonostante che sia veramente una bestia in accelerazione e in velocità, e anche la sua manovrabilità è veramente fantastica, ma nonostante questo lo ritengo lo skateboard più sicuro tra tutti quelli che ho. Sono andato anche durante una pioggia, non sapevo che dovesse piovere, sono uscito e stava veramente piovendo forte e ho detto provo a fermarmi in fretta, provo ad accelerare in fretta, e vi assicuro che non è mai scivolato, nonostante la pioggia, nonostante anche il pavé, e parliamo anche del pavé o delle rotaie del tram. Sono andato con la bestia sul peggior pavé che sul quale si possa andare con qualcosa con le ruote, e vi assicuro che non si sentono neanche. Praticamente le molle degli ammortizzatori assorbono quasi tutto, nonostante che qua, come potete notare, le ruote sono gonfie. Le ruote sono da 8 pollici, se volete saperlo. Tra l'altro, come potete notare, nonostante che le ruote sono da 8 pollici, questa curvatura qui fa sì che il baricentro è un po' più basso, ma nello stesso momento comunque lo skateboard non tocca niente quando andate su una superficie irregolare o magari saltate e saltate davvero da un marciapiede all'altro. Inoltre i motori, come potete notare, sono in alto e quindi non ci sono problemi, non picchiano contro niente. Non solo, sono areggiati perché l'aria entra all'interno. Inoltre sono protetti da fango, da sassi, da altro che può andare a picchiare contro il motore e magari rovinarlo. Con la bestia arriva il manuale di istruzioni. Il manuale di istruzioni è in inglese, molto molto chiaro, ci sono dei consigli molto molto utili, vi consiglio vivamente di leggerlo. Ci sono anche le specifiche tecniche, inoltre vi parlano anche del voltaggio della batteria, quando è carica al massimo, quando è scarica. Sono tutte informazioni molto utili che non trovate diciamo in tutti i manuali di istruzione, anzi sono pochissimi, molto rari, che scrivono queste informazioni, che sono molto preziosi. E secondo me il voltaggio della batteria è il modo migliore per comprendere lo stato di carica scarica, se stiamo stressando anche la batteria. Ci dà, è un indice di tante tante cose utili che possiamo trovare qua, perché lo skateboard, oltre ad accendersi, se adesso giro la ruota, quindi non dovete neanche abbassarvi ad accenderlo, ma potete farlo di qua, spegnere e accendere, e qua vi fa vedere direttamente il voltaggio. Qua adesso abbiamo 41,5, quando è carico sarà 42 e quando scarico completamente sarà 30. Questo è un consiglio ovviamente per tutti i tipi di batteria, anche del vostro computer o anche del vostro cellulare, di non caricare completamente se volete avere più cicli ovviamente dalla batteria, di non caricare completamente la batteria, arrivate a 40 volt e lasciate stare, non caricatelo a 42, tranne se volete partire adesso, sapete che non dovete lasciarlo carico per lungo periodo. Ed è vero che la batteria scarica completamente e
a 30 volt, ma vi consiglio vivamente di non scendere a 30 volt, ma a 35 e vi basta, vi assicuro che vi basta, sia per la distanza desiderata, perché 20 km con uno skateboard è un po' stressante, è divertente ma stressante comunque, e come sciare, specialmente con uno skateboard del genere, c'è uno stress anche psicologico, e l'adrenalina che praticamente vi fa stancare dopo un po', quindi 20 km sono veramente tanti. Se fate 10 km con questo skateboard vi divertite un sacco e bastano. Con la bestia arriva un caricabatterie da 42 volt da 2 ampere, quindi riesce a caricare la batteria completamente in circa 6 ore, che sono tanti, però comunque non è necessario caricare lo skateboard completamente, come dicevo, 2 ore e mezzo, 3 ore bastano per quello che dovete fare con lo skateboard e arriverete a 40 volt o 39 volt, specialmente se siete principianti, perché se lo caricate tanto diventa molto scattoso e vi spaventa un pochino all'inizio. Poi quando togliete queste cose qua e riuscite ad appoggiarvi sulle linguette qua, riuscite comunque a governarlo molto bene. Non posso definire la bestia portatile perché è abbastanza lungo, infatti ha una lunghezza di 1,15 m, ha una larghezza di 42 centimetri e ha una altezza o uno spessore di 23 centimetri, quindi non ci starebbe in qualsiasi bagagliaio di una macchina, ma in alcune macchine, per esempio nella mia macchina, non ci sta così e devo metterlo praticamente in piedi sul sedile per portarlo in giro. Una cosa positiva però, se lo volete appoggiare da qualche parte, c'è questa parte qua dei motori che lo regge e non si muove, potete appoggiarlo per esempio sul muro, è molto semplice da trascinare, ma ovviamente come tutti gli skateboard a cinghia non scorre, vuol dire che se state avanzando anche alla massima velocità, appena lasciate la linguetta del telecomando inizia a rallentare molto in fretta. Questo ovviamente aiuta specialmente nelle discese forti, e vi assicuro che non c'è una discesa, anche una roba così, che nella quale non si ferma, si ferma tranquillamente. Riesco a scendere e risalire dal mio garage, che è veramente inclinato tanto. Ho provato lo skateboard sulla salita, la solita salita che sulla quale provo tutti i miei mezzi elettrici, e questo è quello che non perde neanche un po' della sua accelerazione nonostante la salita. È una bestia. Con lo skateboard arriva questo telecomando, il telecomando integra una batteria al litio, la batteria si carica in un'ora tramite il cavo USB micro USB in dotazione, e il telecomando si accende tenendo premuto questo bottone. Da questa parte vi fa vedere la percentuale di carica della batteria, ovviamente potete anche dare una controllatina al voltaggio se vi fa piacere. Questo bottone è per far andare avanti o indietro, invece la levetta, quando la mandate in avanti lo skateboard va in avanti, quando la mandate indietro lo skateboard si ferma o frena. Se invece siete al contrario, perché avete premuto questo bottone, quando mandate questa levetta in avanti lo skateboard va indietro, quindi dalla parte del motore scorre da questa parte qua, e invece quando andate indietro non fa la retro ma si ferma. Qui abbiamo invece la leva per la modalità esperti e la modalità super fighi. Prima avevamo parlato del trasporto in macchina di questo skateboard e avevo detto che non posso considerarlo proprio portatile. Questo non è solamente per la sua dimensione ma anche per il suo peso, non solo per il suo peso di 14 kg perché pesa tanto, ma anche per il fatto che la maggior parte del peso di questo skateboard è concentrata nella parte posteriore, quindi se lo tenete da questa parte qua vedete che si inclina all'altra parte, e se lo volete tenere così dovete proprio tenerlo da questa parte dietro, altrimenti vi scivola, non è facile da portare in giro. Quindi pesa 14 kg, ma anche questo ha un motivo, perché oltre diciamo al peso dei componenti, ma questo skateboard può portare su una persona di 200 kg, sì, avete sentito bene, 200 kg. Ecco, se siete già uno skateboarder, siete abituati per esempio agli skate a motori a hub, sicuramente troverete l'accelerazione
e la frenata di questo skateboard molto aggressiva, ecco. Ma questa è una proprietà proprio dei motori a cinghia, che quando accelerano riescono ad accelerare di più, perché c'è una differenza di rapporto tra la dentatura che c'è qua e la dentatura che c'è sul motore, non solo, anche la frenata. Perciò vi consiglio vivamente, se prendete questo skateboard, di iniziare con la modalità esperti, non subito con la modalità fighi. E non solo, vi consiglio anche di non caricare completamente la batteria e di andare dolcemente con la levetta, questo perché diventa leggermente più dolce. E questo ve lo dico perché non potrete mai immaginare la potenza che ha questa bestia. Dovete assolutamente provarla. E come al solito vi lascio il link alla bestia nella descrizione del video, assieme al link del mio casco preferito, che non è questo, è un altro, perché questo è solo per fare i fighi. Ovviamente come al solito vi lascio anche un coupon sconto. Nel frattempo vi saluto e mi raccomando, iscrivetevi.